La città metropolitana, perimetro o area? Questa è la domanda che ha dato il titolo al partecipato convegno organizzato dalla Società Medica Chirurgica di Bologna che si è svolto sabato 21 gennaio nella sala Stabat Mater dell'Archiginnasio. La medicina moderna, la medicina della post-genomica, la medicina per l'uomo moderno è una medicina che mi permetto di definire a 4P, una medicina predittiva, screening, prevenzione, una medicina appunto che oltre che predittiva è preventiva, una medicina che è personalizzata, una medicina precisa, una medicina genetico-molecolare, ma è anche una medicina partecipata. Che cosa vuol dire? Una medicina che ha bisogno non solo del consenso, ma della reale condivisione da parte del cittadino ed è una medicina che si deve confrontare con quelli che modernamente si potrebbero chiamare stakeholder, ma in realtà sono le istituzioni. Tante le voci che si sono succedute per raccontare da punti di vista differenti la città metropolitana. La procuratrice generale, Lucia Musti, si è soffermata sulle difficoltà che la procura incontra quando deve occuparsi di reati legati al mondo sanitario. Il sindaco Matteo Lepore ha parlato della necessità di governare con in mente una missione. Credo che dobbiamo scoprire la nostra missione, che è quella di accogliere tanti giovani italiani, tante famiglie e offrire loro servizi ma anche innovazione, quindi migliorare sempre la qualità dei nostri servizi. Essere una città metropolitana oggi in Italia e nel mondo è appunto una grande missione e Bologna deve essere all'altezza migliorando sempre. Il prefetto Attilio Visconti ha ricordato con un videomessaggio che Bologna è stata fin dagli anni 60 un laboratorio per la sperimentazione di sinergie tra i comuni di quella che oggi è la città metropolitana. Il rettore Giovanni Molari si è concentrato sui rapporti tra l'università e il territorio, mentre l'assessore a welfare e salute, Luca Rizzonervo, ha parlato dei passi compiuti e da compiere per leggere e rispondere sempre meglio ai bisogni sanitari dei cittadini. Il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi ha tracciato un parallelismo tra la città metropolitana e la Chiesa. La Chiesa ha bisogno di che i campanili, che sono importanti, diventino antenne e non dei limiti. Diventino capaci di collegarsi con il resto e mi sembra che sia il problema non soltanto della Chiesa ma il problema di tutta quanta la città degli uomini, la capacità di ripensarsi e guardare al futuro. La mattinata di studi si è conclusa con l'intervento del matematico Mirko Degli Esposti.